Posso fare una domanda un po' provocatoria? Perché lei mi sta dicendo che per metà febbraio avremo scavallato, diciamo, il peggio e quindi al di là di come ci comportiamo le cose tenderanno ad andare meglio. Ma proprio il 15 febbraio scatta l'obbligo di vaccinazione per gli over 50. Beh, non abbiamo fatto un po' tardi forse, ci siamo arrivati insomma con i buoi già scappati dalla stalla? Ma allora, io ho detto che per la primavera, quindi un po' più avanti. Comunque, il 15 febbraio scatta l'obbligo, secondo me un po' tardivo. La comunità medico-scientifica chiedeva l'introduzione dell'obbligo vaccinale a settembre-ottobre. Diciamo che metteremo l'obbligo quando ormai probabilmente i buoi sono scappati, nel senso è come chiudere il recinto quando i buoi sono scappati, ovvero io avrei voluto affrontare questa quarta ondata con ancora un pochino più persone vaccinate. Nella realtà mi dicono che le prime dosi stanno crescendo molto, quindi questo, come dire, questo minaccia, questo divieto, sì, insomma, è servito in qualche modo. La vita modo che si complica, cosa, tra l'altro, perché già oggi è più complicata per i non vaccinati, onestamente. Possono fare sempre meno. Io credo che quello che ha fatto il governo, e credo che lo abbia fatto bene, è di fare in modo che se non ti vaccini fai sempre meno cose. Quindi nella realtà è una sorta di obbligo indiretto. Allora, sono quindi arrivati, credo che abbia portato dei risultati, ora però bisogna guardare avanti. Bisogna vedere, sarà giusto continuare a lavorare col Green Pass anche col 95% delle persone protette? Questa è una riflessione che la politica dovrà fare. Forse vale la pena, a mio parere, dalla prossima primavera pensare forse in maniera diversa. Allora, sono arrivati.